Oggi la Chiesa è l'ordine francescano e quindi anche qui a San Giovanni Rotondo festeggia la solennità di Francesco d'Assisi, patrono d'Italia. Verso questo suo padre, Padre Pio nutriva un amore unico, come giusto che sia. Lui si definiva figlio di Francesco d'Assisi e quindi ha fatto della sua vita una imitazione continua della vita di Francesco, che è stata una vita evangelica, pienamente evangelica, esclusivamente e soltanto e semplicemente evangelica. Oggi facciamo anche gli auguri a tutti quelli che festeggiano il loro onomastico, auguri veramente belli, e che San Francesco aiuti a migliorare, come ha fatto nella sua vita, la nostra fede. San Francesco, sempre obbediente al Papa, ci aiuti nell'amore al Papa, nella devozione al Papa, e Francesco ci aiuti a rivoluzionare il mondo con il Vangelo e con l'amore di Gesù. Vorrei oggi proporvi la lettura di una lettera famosa, fondamentale, dico io, di Padre Pio a Padre Benedetto, una lettera che lui scrive a suo padre spirituale il 20 novembre del 1921. E perché ve la propongo? Perché troviamo in questa lettera una sorta di sintesi della spiritualità e quindi della preghiera, sulla preghiera di Padre Pio. E ripeto, è una lettera in parte molto nota, ma io cercherò di leggervela tutta, qualche volta mi fermerò per qualche piccolo inciso. Padre Pio scriveva a Padre Benedetto queste parole: il tutto, cioè tutta la sua vita, tutta la sua spiritualità, tutta la sua preghiera, si compendia in questo: sono divorato dall'amore di Dio e dall'amore del prossimo, i due poli di attrazione della preghiera e della vita di Padre Pio. Dio, continua Padre Pio, Dio per me è sempre fisso nella mente e stampato nel cuore, mai lo perdo di vista. Mi tocca ammirarne la sua bellezza, i suoi sorrisi ed i suoi turbamenti, le sue misericordie, le sue vendette, o meglio i rigori della sua giustizia. Chiedo scusa. Immaginate voi, con tutta questa privazione di libertà propria, con tutto questo legamento di potenza sia spirituali che corporali, da quali sentimenti sia divorata la mia povera anima. Che bello, Padre Pio, che si apre la sua anima al Padre spirituale, che è la sua guida, che per lui è il Signore che lo guida. Credetemi pure, Padre, che delle sfuriate che alle volte ho fatto sono causate proprio da questa dura prigionia, chiamiamola pure fortunata. E qual è questa prigionia? Perché Padre Pio fa le sfuriate, come spesso noi abbiamo visto? È troppo facile dire che Padre Pio faceva le sfuriate, che Padre Pio ha messo fuori anche qualcuno dalla confessione, ma c'erano dei motivi. Quali sono questi motivi? Ve lo dico domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.